Allora, ragionevolmente, perché ovviamente devo spogliarmi dell'immagine del conservatore e quindi vorrebbe musealizzare tutto. Ragionevolmente questo è un palazzo ovviamente versatile, poi per la storia che ha conosciuto sappiamo che ci sono stati usi diversi, quindi ci sono anche situazioni che possono essere diversificate nell'utilizzo. Generalmente, considerando la posizione in cui sta, considerando un'idea urbanistica più ampia che quella dell'area centrale dei fori, è evidente che questo dovrebbe servire un po' come punto di, come posso dire, veramente di accoglienza, tra virgolette, dell'area centrale dei fori, quindi sia da un punto di vista turistico che da un punto di vista anche culturale. Noi da studiosi, insomma, io mi occupo di storia dell'architettura, quindi di solito è sempre difficile per gli storici dell'architettura, c'è sempre un'idea di mantenere il bene, l'immobile un po' con quest'aria. E forse invece per farlo veramente vivere, appunto, potrebbe essere uno spazio per i giovani, per una biblioteca, che ci sia anche degli spazi ovviamente conviviali, quindi non mi farebbe, come dire, un effetto negativo che ci sia appunto un ristorante, un bar, uno spazio che sia veramente accessibile a tutti e che non rimanga uno spazio riservato solo a pochi, insomma. Cosa farei? Io credo che una destinazione molto adatta, cioè il problema è quello di una resa pubblica fruibile vera, autentica, quindi non ristretta a un nucleo di cittadini, a una classe, a una categoria specifica. E credo che il centro studi, il centro di informazione, di biblioteca, ma non in chiave esclusivamente specialistica. Cioè io immagino che il recupero del giardino con le fontane, il ninfeo, la loggia, tutte queste sale affrescate, numerose, luminose, se diventassero un luogo in cui è possibile studiare Roma, la città, la sua storia, la sua archeologia e al tempo stesso esercitarsi, anche per i bambini, eccetera, sulla conoscenza di Roma. Penso che innanzitutto debba diventare un bene pubblico, quindi aperto alle persone, ma non un istituto di cultura che è lontano. Magari dalle persone più semplici che non entreranno mai in una biblioteca specializzata o in un museo solo per pochi. Sicuramente comunque una destinazione museale, laddove non sia possibile fare comunque una cosa integrata con dei servizi sempre per la cittadinanza, quindi aprirlo al quartiere, ai turisti, appunto, comunque ampliare la fruizione.